Cari amici di Benaco TV, un saluto a tutti. Oggi parleremo di un argomento interessante. Molti ci hanno chiesto di parlare di fantasmi. Sì, avete capito bene, proprio di parlare di fantasmi, di spettri, di apparizioni e dei vari tipi di ectoplasmi. Bene, però prima bisogna trovare un sistema per comunicare con questi fantasmi, per comunicare con queste entità. Vediamo. Adesso possiamo parlare di fantasmi con cognizione di fatto. Però è triste essere da soli, quindi... Eccoci qua. Cosa dici, Nico? Che è il caso di andare avanti? Sì, continuiamo con la nostra avventura parlando di fantasmi. Ora abbiamo un esponente di detti fantasmi. Sì. Però io così mi sento solo e anche un po' a disagio. Forse è meglio che rientri dentro di me. Ok, vai bravo. 1, 2, 3. Eccoci qua, finalmente riuniti. Andiamo avanti allora. Esistono vari tipi di fantasmi, vari tipi di presenze, vari tipi di manifestazioni ectoplasmiche. Certo, adesso andiamo ad elencarvi i tipi e spiegarvi le differenze tra un tipo di apparizione di fantasma, eccetera. Sicuramente, il primo tipo di fantasmi di cui vi vogliamo parlare sono i poltergeist. I poltergeist sono quelle presenze dispettose. Quando cadono cose dai mobili, si staccano i quadri, i letti si muovono e molto altro ancora, come ad esempio questi qua. Altro tipo di fantasmi sono le presenze, le apparizioni e le presenze, che a sua volta si dividono in altre due parti, ma intanto vediamo un tipo di apparizione. Altro tipo di manifestazione fantasmesca, se si può dire, sono gli ectoplasmi. Vediamo alcune foto di ectoplasmi prese all'inizio del secolo. Un altro tipo di fantasma, come potete vedere in questo esempio, in questa ricostruzione, è il Banshee, un fantasma prettamente femminile e tipico dell'Irlanda, che capita soprattutto in zone dove ci sono state morti violente di donne e in zone rurali. Vediamo nell'esempio.
prima di continuare a spiegarvi i vari tipi di fantasma, vogliamo avvisarvi di alcune cose. Sebbene in rete, su internet, nel web, troverete video falsi e video veri, fantastiche mistificazioni, fantastiche interpretazioni e cose invece inspiegabili, fate attenzione a non scherzare e non a giocare mai con questo tipo di entità. Vi facciamo vedere due video veri di persone che scherzando col fuoco si sono bruciate, cioè sono state possedute da possessioni demoniache. Quindi attenzione, se volete fare esperienze spirituali di un certo tipo, sempre seguite da persone esperte. Ora vediamo due casi di possessioni demoniache. Quindi esistono solo fantasmi cattivi? Vediamo invece in questo video che alcuni danno matrice aliena, altri danno matrice spirituale, fantasmica, chiamiamola così, in cui invece uno spirito benigno salva la vita a una persona. Thank you.
Cerchiamo ora di definire più nello specifico i vari tipi di fantasmi o spettri. Innanzitutto bisogna sapere che l'origine di fantasma arriva dal greco fantasmata, che vuol dire mostro o anche spettro e larva. Abbiamo detto che esistono i poltergeist, che sono spiriti chiassosi cui termine di origine tedesca. Poi i residui psichici, detti anche spettri ciclici, che appaiono sempre nello stesso identico modo e nello stesso posto. Gli spettri ciclici sono fantasmi innocui che appaiono ciclicamente a un certo posto a ricordo di un avvenimento a loro caro o a loro temuto, per esempio dei soldati sul campo di battaglia dove hanno perso la vita. Ci sono i fantasmi domestici, spettri che infestano una casa anche nel corso di secoli, probabilmente ignari di essere morti. Gli ectoplasmi, che sono la materia nebbiosa che fuoriesce dai medium durante la fase di materializzazione, necessaria per la ricomposizione visiva degli spiriti. Abbiamo visto il Banshee, che è un fantasma femminile tipico dell'Irlanda, Galles e Scozia. Sono legati solitamente a una particolare famiglia. Per i più scettici, adesso vi faremo vedere delle riprese fatte dai Ghost Hunter del Queensland islandese. David Stefan, infatti, proprietario di un vecchio magazzino in Australia, ha dovuto chiamare i Ghost Hunter perché si continuavano a sviluppare fenomeni di poltergeist. Vediamo cosa nel 2010, il 16 novembre, il 19 novembre e il 23 novembre, i Ghost Hunter sono riusciti a video riprendere in questo vecchio magazzino. Are you evil? Is that a yes or a no? If you're evil, flick the light again. Okay.
No string. No string, no one hiding anywhere. That's not string, that's electrical wire hanging down. No string. No string, no one hiding anywhere. That's not string, that's electrical wire hanging down. Ora vediamo le più famose Ghostbusters americane in azione. Come potrete vedere però, e come potete trovare in rete, il filmato è una ricostruzione di quello che loro avevano vissuto in una precedentemente performance, cioè quando erano state chiamate per disinfestare un vecchio magazzino infestato dai fantasmi. Quindi mentre il video che abbiamo appena visto è reale, così come è stato ripreso dai Ghost Hunter, quello che andiamo a vedere adesso è una ricostruzione. Can you hear it? Wait. Show me that down there. Look. Franklin, you go first. I see her. Oh my god. Hold on, just calm down. Is that a little girl? Hello? You okay? Do you need help? Are you okay? Are you lost? Apparizioni di fantasmi in aumento, ma su internet il caso più clamoroso è a Livorno e non si può fare a meno di pensare ad uno scherzo. Sentiamo Lidia Galeazzo. È un mistero che appassiona l'Italia da circa un mese, da quando questo video è comparso su YouTube. Riprese amatoriali, cita la didascalia, inquadrano uno scorcio della Fortezza Vecchia di Livorno tra l'andirivieni dei turisti, quando all'improvviso... Thank you.
sono le varietà di questo tipo di esperienze. Però attenzione, come dicevamo in prima, in rete potete trovare video veri e video falsi. Di fantasmi della parapsicologia con un breve filmato contenente tutte le foto più famose e storiche dove è stata rilevata la presenza di fantasmi, spiriti o anime. Un saluto a tutti da Ben Acus TV, Ermanno.